A Davoli presentato il libro Gente Nostra di Giulio De Loiro. Nella suggestiva sala della Biblioteca Pubblica di Davoli Marina, messa a disposizione dall'Associazione di Volontariato Vincenziano, gruppo incontro guidato dal presidente Aldo Marcellino, è stato presentato il libro Gente Nostra, Uomini e Donne dalle mani operose. Vari protagonisti della storia di Satriano, scritto dal professore Giulio De Loiro. Gente Nostra è il primo volume che ho scritto per valorizzare la storia di Satriano. È stato pubblicato nel 2009 da Rubbettino ed è stato il libro che ha avuto il maggiore successo editoriale, tant'è che è entrato in tutte le famiglie del paese come omaggio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Drosi e che aveva come assessore alla cultura e vice sindaco Alessandro Catalano. E dopo, diciamo, qualche mese è cominciata la richiesta di tutti i figli di Satriano sparsi per il mondo a Rubbettino, che ha mandato questo libro nell'America del Nord, nell'Argentina, in Australia, in Francia, in Germania. Ecco perché dicevo il libro che ha avuto il maggiore successo editoriale. Bisogna dire che con questo libro avete ricostruito la storia di Satriano. Sì, effettivamente c'è un quadro quasi completo di 2000 anni di storia che hanno consentito un po' ai satrianesi di recuperare la propria identità storica e darsi la risposta alle tante domande che si ponevano sul passato del loro borgo. Effettivamente è stato un libro che è riuscito a soddisfare questa domanda di storia sul loro paese. Si possono recuperare quelle opere che erano state costruite all'epoca? C'è qualcosa ancora che rimane in piedi, però diciamo il recupero per una vivibilità è un po' difficile, perché parliamo di 5, 6 secoli fa, e quindi è importante. Però c'è ancora qualcosa che testimonia, diciamo, una storia gloriosa di questo paese. Una storia, diciamo, quella della cittadella, quella famosa struttura e la Torre della Vaschiera che tutti quanti ricordiamo. Allora, c'è il Casino Martelli, effettivamente sono, diciamo, delle testimonianze che troviamo nella zona marina di Satriano, sia il Casino Martelli, bellissimo, e non so, adesso so che il comune si sta interessando con la sovrintendenza per recuperarlo totalmente, e poi la cosiddetta Torre delle Vaschiere, perché così non si chiamava. Si chiamava Turri Ancinale, non Torre delle Vaschiere. Si chiamò, è stato dato poi successivamente, dopo il 1818, il nome di Torre delle Vaschiere perché uno dei principi delle Vaschiere aveva comprato tutto un territorio, vi ha costruito una residenza estiva e da allora sia la zona che questa torre che insiste in questo territorio si chiama la Vaschiera, ma no, il suo nome, il più antico è Misolisari, poi successivamente Torre d'Ancinale. Si potrebbe avere un aiuto finanziario con questi fondi del PNRR? Ma ciò che si stanno muovendo è un po' difficile, ma si stanno muovendo per cercare di recuperare queste testimonianze storiche. C'è pure l'associazione che è guidata dalla moglie di Raffaele, dalla signora Maira, Angela Maida, che si stanno muovendo pure per queste cose. Speriamo che si ricordino che pure la nostra storia avrebbe bisogno di qualche contributo. Al suo fianco, a dialogare con De Loiro, l'ex vice sindaco nonché ex assessore al comune di Satriano, Alessandro Catalano. Gente Nostra rappresenta, come dire, il momento di inizio del percorso con cui Giulio De Loiro avvia questa sua attività di scrittore di storia, soprattutto di Satriano. Gente Nostra è stato il primo dei suoi sforzi letterari e rappresenta veramente per noi satrianesi, ma ho potuto verificare anche per
il comprensorio, un'opera d'arte, io così la definirei. Gente Nostra ha una particolarità. Quando si parla di storia locale, si cerca di fare riferimento sempre ai principi, ai baroni, no? ai nobili che hanno, come dire, governato le nostre terre nei secoli passati. Invece Giulio Dell'Oro cosa fa? Si concentra, piuttosto che sui nobili, sui principi, che anche a Satriano sono stati tanti, hanno avuto un peso anche determinante, si concentra invece sulle mani operose della gente nostra, della gente del popolo. Quindi racconta una storia dal basso, una storia fatta dagli uomini e dalle donne che si sporcavano le mani, quindi dalle mani operose. Quindi a Giulio Dell'Oro va un merito grandissimo di aver iniziato a scrivere di Satriano. Non l'ha fatto solo con Gente Nostra, l'ha fatto anche con altri testi nel corso degli anni. Quindi stasera parleremo appunto di Gente Nostra. Le ultime novità sono per quanto riguarda la Torre della Vaschiera e la struttura Martelli qui a Satriano Marina. Professore Frontera, questo incontro con la soprintendenza. Beh, le ultime novità sinceramente non le conosco e questo è una cosa che mi dispiace, nel senso che insieme a un gruppo di amici, di associazioni, a cominciare da Italia Nostra e le associazioni locali di Satriano, ci eravamo fatti promotori prima di Natale di un incontro per cominciare a ridiscutere nuovamente con l'amministrazione e con le altre parti del problema della Torre Ravaschiera. Ed è una questione, poi vedremo Palazzo Martelli. E abbiamo appurato, dopo esserci però fatti, come dire, interpreti di una volontà comune, quindi anche promotori di un incontro tra l'amministrazione comunale e la sovrintendenza, incontro che sembrerebbe ci sia stato nei primi giorni di gennaio di questo anno, però alla data odierna non ne conosciamo le risultanze. Sappiamo che ci sono delle novità perché il sindaco così mi ha detto, però ancora oggi aspettiamo di conoscerle. Ci auguriamo che le novità siano positive, perché così come ha fatto notare in un suo recente articolo Gianfranco Sarlo, la torre versa in uno stato veramente di abbandono totale, crollato il tetto, ci sono anche delle crepe che si sono allargate, è un monumento che non riusciamo a capire il perché nessuno interviene, un monumento di un'importanza enorme e ancora tutto tace. Sono sicuro, da quello che ho capito, che nelle prossime settimane torneremo a discuterne anche se è necessario con delle iniziative pubbliche. Altra questione invece è Palazzo Martelli. Palazzo Martelli è stato acquisito al patrimonio del Comune quando ad amministrare il Comune di Satriano c'era Michele Drosi. Il Consiglio Comunale intervenne perché i privati lo avevano acquisito e l'intenzione era quello di demolirlo per creare delle abitazioni, delle villette a schiera. Quindi il Comune di Satriano intervenne con una delibera di consiglio, fece una permuta con i privati e ai privati fu concesso un terreno non molto distante e quindi siamo riusciti a salvare Palazzo Martelli e acquisirlo così al patrimonio del Comune. Adesso credo che attraverso il PNRR si possa arrivare ad una soluzione circa la ristrutturazione, perché nel suo genere è unico, è un palazzo anche quello che versa in uno stato di abbandono totale, però ancora tiene, si mantiene, per cui ci auspichiamo che l'amministrazione comunale, che sembra essere sensibile a questo tipo di problemi, possa intervenire subito e utilizzare i fondi del PNRR anche per questo.